Ecco, salve a tutti. Il rapporto che faccio io oggi è un po' una relazione su quello che è il biogas, quello che è diventato il biogas in Italia, quali sono gli aspetti principali che sono relazionati agli impianti di biogas, con un indirizzo soprattutto quello del biogas fatto con gli effluenti zootecnici. Perché? Perché il decreto nuovo, quello che è uscito il 6 luglio, ci indirizza proprio a ridurre le taglie sugli impianti e a cercare di sfruttare al massimo quelli che sono gli scarti agroindustriali e gli effluenti. La ricerca e il biogas, questo è un progetto Life, che si chiama Manev, è un'attività che facciamo con la Spagna, con il Nord Europa, eccetera, indirizzata a che cosa? A cercare di individuare quelle soluzioni, quelle impiantistiche ottimali che uniscono, abbinano l'attività zootecnica, quindi tutto quello che riguarda l'operatività sugli effluenti, il loro impatto ambientale e l'abbinamento con quelle le tecniche, come ad esempio il biogas, che aiutano a ridurre questo l'impatto sull'ambiente. Il biogas e gli effluenti è importante sapere che indigestione anaerobica è una filiera energetica molto flessibile, a differenza di molte altre filiere agroenergetiche monoutilizzatrici. La filiera legno utilizza legno, la filiera olio utilizza olio, la filiera eolica, il vento, eccetera, eccetera. In digestione anaerobica utilizziamo praticamente tutto quello che è organico e può essere o da scarti, secco, umido, energy crop, effluenti, liquami, letami, diavicoli, suini, bovini, eccetera, eccetera. Cioè tutto quello che è utilizzabile da una flora batterica può essere avviato a digestione anaerobica, a patto che i digestori si dimensionino bene. Ecco che la sostanza organica in sostanza è energia, in digestione anaerobica con un rendimento biologico si ottiene metano, che è un'altra forma di energia, quindi la digestione anaerobica non è nient'altro che qualche cosa che modifica un'energia chimica, cioè nei legami che abbiamo nella sostanza organica, in metano nobile. E quindi una macchina con un rendimento meccanico, cioè un motore, arriva a generarci energia elettrica e termica. L'energia elettrica, voi sapete che è una fonte energetica molto nobile, senza energia elettrica le città non funzionano, i computer non funzionano, facciamo fatica a vivere, quindi assolutamente indispensabile che riusciamo a generare, ed è la forma energetica più semplice da gestire e da andare a immettere sulle reti. La termica è la sfida del futuro. Il decreto 6 luglio ci impone quasi a volte, con dei bonus fra l'altro, di riuscire a sfruttare la termica. Perché? Perché mediamente il rendimento elettrico di un motore è da il 25% per gli impianti molto piccoli al 40% circa sugli impianti di megawatt, e tutto il resto è termico. Quindi dal 60 al 75% dell'energia che abbiamo qua si può perdere oppure recuperare. In Germania voi sapete che il biogas ha avuto un boom che è molto spinto, molto, molto forte negli ultimi anni, cioè a partire dal 96-97 hanno fatto una serie di normative, hanno investito molto sulla ricerca, facendo frutto, se posso dirlo, anche molto della attività di ricerca che avevamo fatto in Italia.
qui va e viene la voce, pazienza. Il biogas inteso come impiantistica per sfruttare effluenti zootecnici è nata in Italia negli anni 70. La prima ricerca è stata fatta a livello di Enea, eccetera, eccetera. Poi in Italia questo è un settore in cui non abbiamo investito, in Germania e nel nord Europa invece sono andati avanti. Hanno fatto molti passi avanti e molta attività di ricerca che ha permesso allo stato attuale di riuscire a costruire in termini molto efficienti impianti di produzione di biogas di piccola taglia. Senza quello che si è fatto sui grandi impianti ad un megawatt, le attività di costruzione, di gestione degli impianti di biogas di piccola taglia oggi sarebbero difficilmente fattibili. Allo stato attuale hanno circa 7500 impianti. In Italia invece questo è un inventario che abbiamo fatto l'anno scorso, al 2011, e che stiamo aggiornando adesso. I dati non li abbiamo ancora. Avevamo circa 520 impianti al 2011. Allo stato attuale le nostre stime ci dicono che siamo quasi al doppio su questi impianti, quindi a circa 1000 impianti, però il numero esatto non lo abbiamo ancora perché, ahimè, in Italia i dati degli impianti di biogas li possiede solo il GSE e se li tiene molto stretti. Non so dirvi quali siano le ragioni che li portano a fare questo, fatto sta che il GSE è uscito a giugno con i dati ufficiali degli impianti costruiti a giugno del 2011. Siamo a fine del 2012 e ancora tutto quello che è successo nella seconda metà del 2011 e tutto il 2012 ancora a noi è ignoto ufficialmente. Questo è la sequenza di costruzione di impianti in Italia. Appena sono usciti gli incentivi, anche il mercato italiano, al pari di quello che è successo in Germania e ovunque escono gli incentivi, parte e parte subito. È chiaro che il regime degli incentivi, adesso non mi spingo sulla parte economica, è un regime che deve lanciare il settore ed è naturale che nel tempo si riducono. In media, ecco che circa il 7% degli impianti al 2011 era alimentato a soli effluenti zootecnici. Il 22% era alimentato a sole energy crop, quindi solo silo mais, eccetera, eccetera, silo mais, silo sorgo, silo frumento, eccetera, e tutto il resto, questa grande fetta, era già alimentata con un mix fra gli effluenti, gli insilati, gli scarti agroindustriali, eccetera. Qual era la suddivisione sulle taglie? Ecco che il grosso, cioè super giù la metà, anzi sì, leggermente sopra alla metà, erano impianti compresi nella taglia da mezzo megawatt ed un megawatt. Se sommate fra il mezzo megawatt e sopra il megawatt, qua arriviamo a circa al 60. E poi una quota, il 10% degli impianti era inferiore a quella soglia futura dei 100 kW, che nel regime di incentivi futuri sarà quello più agevolato. Quali sono i prodotti agroindustriali che abbiamo disponibili in Emilia-Romagna, Modena, e quindi questo è il quadro di quello che si può fare in Emilia-Romagna. Se sommiamo tutti i liquami, i letami, gli scarti animali, scarti e vegetali, siero e latte, arriviamo a circa 2 milioni di tonnellate di sottoprodotti avviabili a digestione anaerobica. Se tutti questi fossero avviati a digestione anaerobica, riusciremmo a generare circa 330 milioni di metri cubi di metano. Quanto è il metano che si utilizza in regione? Circa 11 miliardi di metri cubi. Quindi
Il settore a biogas è in grado di fare molto, ma è evidente che non è la soluzione al metano in Italia. In Italia utilizziamo circa 80 miliardi di metri cubi di metano. Di questi, solo 8 estratti sul suolo. Tutto il resto si importa. Il biogas, è questo il biogas. Abbiamo sia impianti su grande taglia, cioè impianti alimentati solo con silo mais. Questo è un esempio in cui il silo mais si stocca, si usa in digestione anaerobica. Il numero sulle vasche possono essere un 1, 2, 3, 4, 5, a seconda del diametro della la taglia sull'impianto. Tutto il gas si brucia in un motore. Questo è un esempio, di cui su in Italia se ne vedono molti, di impianti alimentati a energy crop. Questo è un impianto invece, un'altra forma, un'altra società, un'altra ditta, alimentato con insilati e con liquami. Ma è questo anche, questo è un impianto da 330 kW a Reggio Emilia, alimentato esclusivamente con liquami e con lentami di bovini. Quindi possiamo fare, ce ne sono, se ne stanno facendo, in futuro se ne faranno molti, che sono, sì, sono alimentati con effluenti. Questo è un impianto sempre a energy crop, a Reggio Emilia sempre, che però si differenzia perché? Perché questo è un gruppo di agricoltori che faceva barbabietola, si sono uniti, hanno unito le forze e hanno fatto un impianto da un megawatt. C'è anche questo, quindi, cioè impianti che non sono solo appannaggio di fondi di investimento, di soggetti che speculano, c'è anche proprio attività agricola sotto. Che cosa sono le biomasse? Abbiamo visto prima che sono energia, abbiamo visto che può essere tutto avviato, ma che cosa c'è quando andiamo a prendere un chilogrammo di sostanza organica? È un mondo che è formato da molta acqua, dal 10 al 98% in peso delle biomasse in generale è acqua. Questa è la variabilità enorme. Il resto è sostanza secca. Di questa sostanza secca abbiamo una quota che è di cenere, quanta? Dal 2 sulle farine al 50% in peso della sostanza secca possono essere ceneri. Cenere e acqua non fanno gas, però sono indispensabili al fine di fare gas. I batteri senza acqua e senza sali minerali non fanno gas. Di questa sostanza organica poi una quota è indegradabile e una quota è degradabile. Quindi le biomasse in peso sono magari anche veramente molto imponenti, però poi la parte buona, quella che si trasforma in biogas, a volte è veramente molto piccola. E questo è un elemento essenziale quando si fanno qualunque scenario, qualunque studio. Come facciamo per riuscire a valutare qual è la quota degradabile, quant'è la produzione di biogas? Esiste una tecnica, un laboratorio, questo è il nostro, in cui le biomasse vengono immesse in un reattorino piccolino, da un litro e mezzo o due, con un inoculo, che è nient'altro che un digestato che viene preso in un impianto, vengono miscelate, vengono messi su un armadio, riscaldati, e qui si misura la quantità di biogas che può essere, che si può estrarre da quel singolo substrato. Queste sono le informazioni che si estraggono, quindi quant'è il biogas, quant'è la quota nel biogas che è formata da metano, perché tutto il resto è CO2. La CO2 è un gas che si ritrova, non facciamo energia perché è una forma ossidata, non brucia, non produce energia. La quota che genera energia è il metano, ci dice anche qual è la degradabilità della sostanza organica e quanto digestato otteniamo utilizzando quel substrato. Questa è una curva su quello che succede in digestione anaerobica.
all'inizio si trasforma in gas in modo molto rapido, soprattutto le sostanze organiche più semplici come gli zuccheri, poi arrivano gli aminoacidi, poi arrivano le fibre, cioè la sostanza organica più quella che impiega molto tempo a degradarsi. Ecco che quindi ogni substrato ha la sua curva, ogni substrato ha il suo impianto di biogas. Non possiamo costruire un impianto di biogas valido in assoluto per qualunque situazione. Non funzionerà. Questo è una sintesi, adesso non entro nei numerini ovviamente, di qual è la variabilità di produzione di alcune famiglie di substrati che possono essere avviati a digestione anaerobica. Gli insilati, questo è il valore medio, quel numerino qua accanto è la variabilità, cioè 350 più o meno 35 circa, ok? Cioè la variabilità qui è veramente molto limitata, perché? Perché è una materia prima. Quando abbiamo un insilato di mais, questa è un'annualità che è andata male, ma è un'eccezione, mediamente la producibilità sul chilogrammo di sostanza organica è quella lì. È diverso il concetto sugli effluenti, 208 più o meno 90, cioè può essere dal 50% in più al 50% in meno, quindi c'è veramente una grande, sì, su un'ampiezza molto grande della variabilità. Effluenti fanno gas, ne fanno e lo fanno. Questi sono una serie di curve di resa in biogas su liquami e letami bovini, questi, e il solido separato, cioè prendiamo il liquame, viene avviato a una macchina che ne separa la fase liquida e la fase solida. Nella fase solida abbiamo soprattutto una quota di sostanza organica che è legata alle frazioni fibrose, quindi la quota più difficile, la sua resa è leggermente inferiore, però genera gas anche questo. I liquami suini e avicoli, anche questi fanno molto gas, più dei bovini. E perché questa cosa qua succede? Perché nei ruminanti alimentiamo sostanza organica molto fibrosa, nei suini invece di grandi fibre non gliene diamo perché sono dei monogastrici, sono un po' simili a noi, se mangiamo insalata noi dimagriamo, il suino noi vogliamo che ingrassi e quindi gli diamo dei lipidi, delle farine, degli amidi eccetera. L'apparato è mediamente efficiente, quindi la sostanza organica che viene escreta è più nobile che non quella dei ruminanti, quindi anche la resa in biogas è superiore. Che cosa succede alla sostanza organica in allevamento? Questo è un test che è fatto sul liquame fresco, cioè sul liquame appena estratto nella stalla e relativo solido separato. Che cosa succede se io il solido separato lo lascio uno o più mesi in azienda in cumulo prima di mandarlo a digestione anaerobica? Succede questo, che da qui, da questa resa mediamente alta, mi scende a sotto la metà. La sostanza è instabile. Il mondo è pieno di batteri ubiquitari, si trovano ovunque. Se noi lasciamo un chilo organica da qualche parte, c'è qualcuno che o qualunque altra cosa se lo mangia. E quello che mi residua è la sostanza organica sempre meno nobile, sempre più difficile da utilizzare. Ed è per questo che il biogas deve essere abbinato a una stalla e essere i liquami, gli effluenti, qualunque sostanza organica avviata in modo molto rapido. È per questo che la costruzione degli impianti, soprattutto quando sfrutta un flusso di materia organica che non è accumulata in un silo, quindi che è stabilizzata, deve essere ben dimensionato e gestito. La costruzione negli impianti di biogas e effluenti deve essere quindi ben progettata. Non esiste un impianto uguale per tutti, ogni stalla
il suo impianto. Alcuni elementi critici: i bilanci energetici nei digestori anaerobici sono fondamentali, i liquami vengono generati nelle stalle, in inverno si raffreddano, quando vengono messi dentro ai digestori anaerobici, che funzionano solo se riscaldati in modo stabile, hanno bisogno di essere riscaldati. In un impianto alimentato con liquami suini, questo esempio molto semplice ci dice che fino a circa 8 decimi dell'energia recuperabile dal motore, cioè dall'utilizzazione del biogas, mi serve per scaldare il liquame che devo caricare tutti i giorni nel digestore per generare quel biogas stesso. E allora, se non dimensiono bene il digestore, se non lo isolo bene, se lo faccio troppo grande, se il liquame mi si raffredda troppo, eccetera, eccetera, ecco che i digestori anaerobici negli allevamenti zootecnici possono andare in crisi anche solo per un bilancio energetico. I liquami, io meno freschi, i liquami suini, questo è una prova, è un esempio, che ci dice che se noi andiamo a prendere un liquame, vacuum system significa che è un sistema di rimozione degli effluenti rapido e frequente, cioè ogni 2-3 giorni apro una serie di valvole e le fosse si svuotano, quindi è un liquame che è di giornata, mettiamolo così, come se fosse il latte di giornata, solo che uno è bianco, l'altro è nero, mettiamolo così. Se io mando il liquame fresco a digestione anaerobica o lo tiro fuori dopo un mese e mezzo, questa è la differenza. Cioè perdo biogas in stalla, perdo metano in stalla con un effetto duplice, perché il metano ha un effetto serra sull'ambiente pari a 25 volte la CO2. Se io invece lo recupero, evito questa emissione in atmosfera, produco energia elettrica e risparmio l'equivalente di CO2 emesso da una fonte fossile. Quindi in termini inglesi si dice che è win-win, è doppiamente vincente, perché riduce l'emissione da una parte e dall'altra. Spesso si dice che gli antibiotici utilizzati negli allevamenti sono un fattore molto limitante per gli impianti di biogas, soprattutto sugli allevamenti suinicoli. Abbiamo fatto una prova, abbiamo fatto le analisi dei livelli di antibiotici che mediamente si ritrovano nei liquami suini, abbiamo preso un liquame senza su un liquame fatto da animali in cui non era stato somministrato alcun antibiotico, abbiamo fatto una prova con una dose, quella mediamente che si ritrova nei liquami, e 4 volte tanto. A queste dosi, con questo principio attivo, noi non abbiamo osservato differenze significative sulla resa in biogas. Non vuole dire che gli antibiotici non hanno effetto sulla digestione anaerobica, vuole dire solamente che alle dosi che normalmente si applicano, questi non sono inibenti in digestione anaerobica. Altre matrici, altri principi attivi, con altre dosi, magari quando viene... quando c'è un'affezione sanitaria importante sull'allevamento, ecco che queste a quei livelli hanno effetto magari. Negli allevamenti la produzione, la disponibilità di sostanza organica dipende da che animali abbiamo in allevamento. Allevamento suinicolo, i suini si ingrassano, arrivano al massimo peso, poi li macelliamo, facciamo salami, eccetera, eccetera, entrano dentro i suinetti piccoli. I suinetti piccoli fanno meno feci, abbiamo meno sostanza organica a digestione anaerobica. In questo grafico abbiamo una relazione fra gli animali presenti in allevamento e la resa in energia elettrica. Dipende, è variabile, perché non abbiamo una disponibilità, un approvvigionamento regolare al digestore anaerobico. Questo avviene in tutti gli allevamenti all'ingrasso. I liquami cambiano a seconda delle stalle. Se noi abbiamo le stalle con acque di le acque sui lavaggi della sala smungitura, sala attesa, miscelate, mescolate con i liquami o meno, la concentrazione di sostanza secca cambia inevitabilmente, e questo vuol dire che le feci escrete
rimangono identiche. Questo vuol dire che il digestore anaerobico sarà più o meno grande a seconda che la tecnica di gestione e di rimozione degli effluenti sia di un tipo o di un altro. E quindi anche il digestore anaerobico, a parità di stalla e a parità di edilizia zootecnica, cambia se separo o non separo le acque di lavaggio della sala mungitura, in modo molto importante, perché da 50 a 80 vuol dire che si raddoppiano quasi i volumi, e quindi anche il digestore deve avere un volume che è quasi il doppio. Idem nei mesi estivi, su una prassi ormai per i bovini, raffrescare il bovino, cioè con degli spruzzi o sulle ventole o sugli animali stessi si bagnano i bovini. Perché? Perché il bovino soffre soprattutto il caldo. Se va in sofferenza, ecco che riduce l'ingestione, beve di meno, fa meno latte, e quindi per evitare questo effetto in stalla si raffrescano. Raffrescandoli si diluiscono, quindi uno sospetta invece che in estate i liquami siano molto più densi che in inverno perché non piove, perché eccetera eccetera, e invece ecco le sorprese. Le nuove impiantistiche zootecniche hanno un effetto, anche qui, mediamente, i volumi vengono aumentati del 10, 15, 20%, e vuol dire che se il dimensionamento l'avevo fatto sull'inverno, in estate ho una ritenzione idraulica, cioè un numero di giorni per i batteri per digerire la biomassa, che si riduce, quindi l'efficienza si riduce. Altro aspetto importantissimo, tutti questi sono aspetti che incidono sull'efficienza, sullo sviluppo del biogas, e quindi sono tutti aspetti che devono essere affrontati con la ricerca, con le soluzioni, soprattutto con un approccio idoneo alla realizzazione. Gli autoconsumi energetici. Negli impianti di biogas da effluenti, visto che i liquami mediamente sono diluiti, la movimentazione che io ho in rapporto al volume e alla resa in biogas per metro cubo di digestore è molto più alta. Questo è un impianto, è un esempio, che, sono numeri di un anno e mezzo di rilievi che ci dicono che, sommando tutti i fabbisogni energetici, arriviamo a circa il 15% dell'energia elettrica generata che viene utilizzata per le operazioni di gestione del digestore e del motore. Abbiamo fatto, sono arrivato quasi in fondo, una linea guida sul biogas che è disponibile sul nostro sito, che vi riporta tutta una serie di indirizzi su come realizzare gli impianti e gestire questi impianti. Ultimo approccio, ma giusto per darvi un'indicazione, l'integrazione biogas riduzione azotata. Questo è un impianto che unisce tutto quello che può esserci sugli effluenti, su come si trattano, come si digeriscono e quali sono le tecniche che possono essere applicate per ridurre l'azoto al campo. Il biometano è l'ultimo segnale, il biogas può essere convertito in energia elettrica oppure raffinato, cioè viene separato la CO2 e tutti gli altri gas e immesso in rete. L'efficienza di questo gas a questo punto aumenta enormemente, perché in rete ci possiamo fare quello che si vuole. Il tutto finalizzato agli obiettivi 20-20-20, che sono quelli di ridurre il 17%, cioè di arrivare a generare il 17% di energia da fonte rinnovabile. E con questo ho finito. Forse sono andato leggermente oltre. No, grazie Fabri.